Post Malagrotta, noi ne parliamo con l'onorevole Nando Bonesio dei Verdi. Onorevole, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, ci sente? Sì, adesso sì. Buonasera, Eccoci. buonasera a voi e agli ascoltatori. Buonasera, insomma, ben ritrovato su queste frequenze. Siamo a parlare nel giorno che probabilmente, presumibilmente, sarà quello decisivo per la scelta, almeno così ci raccontano da alcune notizie di agenzia. E siamo nel giorno in cui si è tornato a parlare anche di una scelta che potrebbe ricadere su Pian dell'Olmo. Onorevole, ci sente? Abbiamo Sì. sentito, visto gli annunci stampa anche quest'oggi, in realtà quella scena che si presenta ai cittadini delle comunità che da tempo sono indicate come luoghi idonei ad ospitare dei siti, ma anche tutti i cittadini del Lazio assistono a questo contenzioso fra istituzioni, fra enti locali, la regione contro la provincia, la regione contro il commissario, contro il ministro Clini. Di fatto sembra che ci sia poco interesse a difendere l'ambiente e la salute dei cittadini e più interesse a proteggere, come dire, posizioni di parte che sono legate alle proprietà dei siti, che sono legati al futuro del modello di gestione. Quindi lei ha un'idea in merito a quale potrebbe essere effettivamente la Ma io scelta? penso che adesso, per come si stanno mettendo le cose, purtroppo il sito di Pian dell'Olmo è sicuramente, possiamo dire, in pole position in questo toto di scariche. Però questo toto di scariche è avvilente perché co di cos'è che non si parla? Non si parla del modello di trattamento dei rifiuti. Oggi come oggi le istituzioni hanno da 2 anni a questa parte, da quando è iniziata la querelle delle proroghe per quanto riguarda il sito di Malagrotta, nonché oramai 1 anno fa la nomina del commissario, la nomina governativa del commissario per la questione dell'individuazione del sito, si è persa l'occasione reale di dire: guardate, abbandoniamo la metodologia della produzione di CDR, quindi il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che produce ecoballe per gli inceneritori, il modello degli inceneritori e delle discariche, e scegliamo di potenziare realmente, concretamente, la raccolta differenziata costruendo impianti per il riciclo e impianti per il compostaggio. Tutto questo non c'è e le istituzioni vorrebbero convincere le comunità locali che la prossima discarica sarà provvisoria. È proprio questo il limite della proposta che fanno le istituzioni. Nessuno crederà mai, nessuna comunità locale, nessun sindaco è disposto a credere, non cambiando le regole, che la prossima discarica sarà realmente provvisoria. Purtroppo c'è il rischio concreto che la prossima discarica sia una nuova Malagrotta per 30 anni nel territorio che sarà costretto ad ospitarla. Questo è. Prego. No, le volevo chiedere che cosa ne pensa invece della proposta che arriva dal comune di Riano, una proposta che è finita anche sul tavolo della regione e che propone per l'appunto di portare i rifiuti, almeno in questa fase iniziale, per non conferirli in una nuova discarica, in Olanda. Allora, io ripeto, noi in questo momento siamo in una situazione finanziaria a livello di finanza pubblica estremamente disastrosa, gli enti locali hanno poche risorse. Se noi queste risorse nel Lazio le utilizziamo, quindi parliamo della regione con le sue competenze, per costruire il quarto inceneritore ad Albano e il quinto impianto di trattamento meccanico-biologico, io lo ricordo a chi ci ascolta, l'impianto di trattamento meccanico-biologico produce le ecoballe, quindi il combustibile per gli Sì, inceneritori, sì. e comunque un volume pari al 70% di quello iniziale dei rifiuti finisce comunque in discarica. Allora, se noi costruiamo questi impianti e utilizziamo le poche risorse disponibili, vuol dire che per i prossimi 30 anni, fosse solo per ammortizzare gli investimenti effettuati, sarà necessario tenere il Lazio legato a quel modello. Allora noi diciamo, in questo momento l'Europa ci ha imposto di trattare i rifiuti prima di mandarli in discarica. Abbiamo un'impiantistica realizzata, abbiamo una situazione a fronte delle 5.000 tonnellate prodotte al giorno, abbiamo un gap tra rifiuti che possiamo trattare e rifiuti che non riusciamo a trattare di circa 1.000 tonnellate. Riusciamo a capire se l'opzione di farli trattare fuori dai confini regionali, Convenga o no? fosse l'Olanda o fosse un'altra regione, serve perché il Lazio nel frattempo cambia il modello di trattamento, ossia passa dallo smaltimento con gli inceneritori alla raccolta differenziata porta a porta in tutti i comuni del Lazio. Allora, se fosse così, perché non prendere in esame questa proposta? Perché non fare qualche cosa per cui al limite i cittadini di Riano possono realmente credere che questa scelta sarà veramente provvisoria?
Certo, è stato molto chiaro e questo implica anche una revisione magari del piano regionale rifiuti o del piano redatto insomma dal Campidoglio per quanto riguarda. Esatto, il cosiddetto piano industriale dell'AMA, che è Esatto. quello, l'AMA anche ripetutamente, recentemente, rubo ancora qualche secondo, il sindaco ha precisato che il dissesto finanziario dell'AMA è legato al fatto che l'AMA non gestisce gli inceneritori e le Sì. discariche. Beh, noi diciamo per fortuna, nel senso che un'azienda pubblica dovrebbe tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, quindi preoccuparsi soprattutto della raccolta e della raccolta differenziata, utilizzando una filiera che nel Lazio ancora non è capillarmente diffusa, quella del riciclo delle materie prime, quella del compostaggio, Certo. che potrebbe anche creare molta nuova occupazione, soprattutto a livello giovanile. Tutto questo non c'è, è una scelta di fondo. Le istituzioni continuano a pensare che imporre a un territorio una discarica di tipo tradizionale sia la soluzione immediata. Non è È stato così. chiaro. Io ho timore che le proteste sono destinate ad aumentare. È stato molto chiaro, onorevole. Noi siamo a ringraziarla della disponibilità, come sempre, ed augurarle un buon lavoro. Poi seguiremo nel corso della giornata quello che accadrà. Grazie a voi e grazie per l'informazione che date. Grazie a lei, grazie all'onorevole Nando Bonessio dei Verdi. Insomma, intanto ci scrive Matilde, io proporrei quando e se vengono autorizzati nuovi insediamenti, la prima cosa da discutere è il piano dei rifiuti della zona, qual è la potenziale quota rifiuti, come va gestita, prendiamo ad esempio città europee e poi discutiamo sulla fattibilità nella zona ex sito vincolo paesaggistico. Questo ce lo scrive Matilde sulla nostra pagina di Facebook e poi invece Ferdinando ci condivide. Condivide un articolo di politica internazionale in cui a Rio de Janeiro chiude una tra le più grandi discariche del mondo a cielo aperto, 1700 catadores che cercavano qualcosa da riciclare nelle tonnellate di rifiuti, insomma, non ci sono più in quanto la discarica ha definitivamente chiuso. Grazie per queste condivisioni. Saluto anche Cristiano che ci scrive anche lui sulla nostra pagina di Facebook e scrive: non so come andrà a finire, ma la sensazione di aver partecipato mi rende orgoglioso di me stesso. Io e gli altri che sono stati con me in questa battaglia, beh, potremmo dire di esserci stati, e già solo questo è un grande orgoglio. Noi non ci arrendiamo e saremo ancora a dire no a nuove discariche in Valle Galeria. Bene, grazie. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno scritto sulla nostra pagina di Facebook. Invito ancora a mettersi in contatto con noi.